Alle tre del mattino Alex si è allontanato dal gruppo con assistito da altre due persone. A quel punto um, ha avuto... Um, io stavo suonando, per cui non ho, posso dirti esattamente com'è andata. E, um, a un certo punto uno dei ragazzi è venuto dentro dicendo guarda che Alex è scomparso. I due che hanno inseguito Alex fuori dall'abbazia sono i curanderi, i curatori sciamanici. Si tratta di cittadini sudamericani, Johnny Benavides e un altro di cui non è stato reso noto il nome, ma che lo segue sempre durante questi riti. Dopo la tragedia si sono allontanati, forse sono fuori dall'Italia. La pressione emotiva, ci dice Zuin, è altissima. Quindi non sto dicendo che è giusto, ma sto dicendo che è umano, abbiamo a che fare con esseri umani. Non abbiamo a che fare con... Assassini, non abbiamo a che fare con criminali. Il mistero si racchiude in tre ore. Che cos'è accaduto ad Alex? Domanda senza risposta, ma l'autopsia ha già chiarito che il 25enne, quando è entrato in acqua, era ormai in fin di vita. Emoragie imponenti, sfondamento parziale della nuca, costole rotte. Qualcuno lo ha picchiato tanto forte da ucciderlo? E se così fosse, perché? Durante la cerimonia, definita dallo stesso guru Zwin, il cerchio, hanno bevuto delle tisane a base di erbe. I curandero hanno delle eh, medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una eh, reazione anche emotiva. Sono purghe che non hanno effetti degli o psichedelici. Sono purghe che, eh, come ti ho detto, hanno degli effetti fisici molto di, di rilascio. Sostanze che qualche effetto evidentemente lo hanno rilasciato, vista l'uscita di Alex, che ha gridato qualcosa e poi è scomparso. Alex era un mio amico, ha ribadito il guru, questo non era il primo rito a cui partecipava il 25enne. Alex, so che mi voleva molto bene e che aveva molta fiducia su di me, per questo a me dispiace molto quello che è successo, puoi immaginare quanto. Ci siamo non ci conosciamo da tanto, lui era un ragazzo molto introverso, ma che io, io lo chiamavo. Cioè gli dicevo sempre Alex, è veramente un figo. Mercoledì ci sarà un ulteriore sopralluogo all'abbazia con investigatori e procura. Andrea Zuin ha poi voluto sottolineare io non scappo. Eh, mi stanno di, eh, descrivendo come una, uno spazzo squinternato che scappa. Io sono qui da tre giorni col mio camper che non vivo in camper, attenzione. Noi il campo lo utilizziamo per andare a fare i concerti in giro. Siamo qui però a disposizione per questa ragione.